Cristina Ravi, Segreti del professore. Nero Riccioli Riccioli. È la storia di un insegnante che ha un passato fulgido, perché chi ha avuto un amore assoluto può vantare un segreto fulgido. E quando questo segreto si infrange e va a distruggersi contro il muro della morte, tutto si sgretola. E germogliano nel cuore umano i peggiori propositi, i peggiori pensieri. E quindi questa vendetta covata nel tempo, limata, lavorata, quasi come un capolavoro, il professore la affida a tre fogli di carta. Intorno a questi tre fogli di carta si svolgerà tutta una vicenda torbida di sfruttamento di quell'ispirazione, di sfruttamento di quell'idea, di attivazione di meccanismi perversi. Ci saranno purtroppo delle vittime disparate, perché apparterranno a mondi diversi, e questo disorienterà naturalmente gli investigatori. Gli investigatori che sono i miei due classici, Bartolomeo Rebaudengo, ex commissario, signorotto di campagna piemontese, ma comunque sempre operoso, ecco, non è mai un uomo ozioso, è sempre un uomo attivo, lavora ancora per le procure perché ha acquisito delle competenze che gli permettono di farlo. A braccetto, ma si fa per dire, perché anche a rispostacce e a gomitate, con Ardelia Spinola, donna di carattere spinoso, quasi a ricordare il suono del suo cognome, ma generosa, buona a contrastare la diceria che i liguri non siano generosi. È una donna dal cuore grande e dedica molta parte delle sue energie a salvare i morti dall'ingiustizia e dall'oblio. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per una storia noirissima che si svolge in Liguria e in Piemonte. E quindi questo duplice scenario apre anche la possibilità, mi ha offerto la possibilità di raccontare due mondi paralleli, vicini, che talvolta si intersecano, ma i cui cuori rimangono comunque stranieri. Grazie a tutti, buona lettura, c'è la stufa accesa perché ha ricominciato a fare freddo. Ciao!